Su di giri, amici sportivi, e bentornati a Chiedi Al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete: perché la WWE non crede in Dean Ambrose? Beh, io non so da dove nasca questa premessa, ma di certo non la sposo e non la condivido. Ambrose ha debuttato in WWE verso la fine del 2012, se la memoria non mi gioca brutti scherzi, e a volte lo fa. In un ruolo di spicco, come parte dallo Shield, è destinato sin da subito a diventare, insieme ai suoi due alleati, Roman Reigns e Seth Rollins, un pilastro per le stagioni a venire. E questo è innegabile. Lui ha avuto un credito immediato, un assegno senza data di scadenza. Pochi ricevono un ingresso così in mm. WWE, alcuni se lo mangiano in pochi mesi. Guardate i wood Lance eh, oppure Tyler Breeze. Lui invece, da subito proiettato nella stratosfera. E in meno di cinque anni, in un roster con mostri sacri come Undertaker, John Cena, Randy Orton e via dicendo, ha comunque fatto suoi un titolo di campione dei pesi massimi, due titoli intercontinentali, un titolo degli Stati Uniti, un Money in the Bank, e ha ottenuto anche successi forse meno evidenti, ma comunque importanti. Io ricordo ad esempio, alcuni mesi fa, che Ambrose schienò pulito John Cena, eh, mi pare proprio a SmackDown. Dopo anni che non accadeva uno schieramento pulito, netto e danni di John Cena in un match televisivo uno contro uno. Andate a cercare le statistiche, questa è una cosa che mi è rimasta in testa. Quindi se a lui viene dato questo, chiamiamolo onore, non credo che la WWE non ci punti, anche perché Ambrose anche sulle riviste di settore è sempre in cima alle classifiche di popolarità mondiali. Insomma, tirando eh, le somme, eh, tirando i fili del discorso, Ambrose è uno dei mattatori principali degli ultimi anni in WWE. Chiaro, non è il numero uno assoluto, ma per qualche mese quel posto lo ha insidiato. Vi ricordate quando vinse la cintura, poi entrò in rivalità con AJ Styles? E, ripeto, come popolarità, come piacevolezza, come tifo dei supporter, è sempre al top, è sempre tra i primi. Dunque non sarei così negativo verso una compagnia che gli ha comunque permesso di raggiungere, grazie anche al suo impegno, quello del lottatore, risultati straordinariamente importanti e soddisfacenti. Almeno questa è la mia opinione al riguardo. Io non credo che la WWE non creda in Dean Ambrose, ok? Forse è un personaggio particolare da in qualche modo collocare nelle varie storie, ma è sempre presente in situazioni di ampio respiro, di ampio raggio, che gli regalano tempo televisivo eh, prezioso notevole, eh, misurabile in un buon numero di minuti. Quindi non ho nessun termometro che mi indichi come la federazione abbia in qualche modo sbragato o gettato via le speranze che riponeva su di lui. Ma questa è la mia opinione. Ora la palla passa a voi. Di Taroventi, qua sotto, in maniera educata, nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo. Forza, vi aspetto!